cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ed eccoci tornati in diretta con la nostra rubrica Il Caffè. È sabato, è dedicata al meteo e direi forse non c'è appuntamento più atteso in questi giorni che le previsioni meteo e le analisi di Umbria Meteo. Allora buongiorno a Pierluigi Gioia di Umbria Meteo che è collegato con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vediamo alle tue spalle uno scenario da serene nubi, perché quella che cos'è, Pierluigi, alle tue spalle? Questa è la webcam online 24 ore su 24 di Palazzo Mancinelli, che come tutti sanno è una nota metropoli appenninica con 27 abitanti. Quindi, è vero, insomma, però con una efficientissima stazione meteorologica e quindi per noi va bene. Dove vediamo dunque che in questo momento non piove? Cioè no, in questo momento sta sorgendo il sole invece, guardi, il mio viso è illuminato dal sole perché... Ve lo farò vedere dopo l'immagine da satellite, perché adesso siamo in una situazione di pausa, poi purtroppo tornerà il bel tempo. Allora Pierluigi, partiamo proprio quest'oggi, come dire, invertiamo un po' quelle che sono le nostre consuetudini. Prima di dire che cosa avverrà, proviamo un pochino a capire che cosa è avvenuto, perché in questo TG Mattino noi abbiamo letto pagine su pagine, sia dal nazionale che dal regionale, dedicate ovviamente a questo Charan che ha colpito anche l'Italia, non soltanto l'Italia, in particolare la Toscana, dove purtroppo si contano morti, si contano vittime. Si parla di un temporale, io ecco rifaccio vedere la pagina della Nazione, di un temporale autorigenerante che sarebbe poi alla base di questa catastrofe, perché questo va detto, dove sì, ci sono sette morti, di che cosa vuoi parlare? Una forza straordinaria in spazi ristretti, un fenomeno violento dovuto ai venti da sud. Tu più volte ci hai parlato di questi fenomeni autorigeneranti, mi ricordo era accaduto anche con l'alluvione di Cantiano, ma ti lascio volentieri la parola per spiegarci esattamente in maniera scientifica che cosa è accaduto in generale e che cosa è accaduto in Umbria. Allora, io permettetemi, comincerei con una battuta, perché la presentazione che ho fatto è intitolata "Ma che depressione? Che cosa è successo? Che cosa succederà? E che cosa sono queste depressioni extratropicali di cui si è parlato tanto?" Questa è la situazione. Ecco, quindi Charan, si è detto di tutto e di più. Charan è una semplicissima depressione extratropicale, quindi non è un uragano assolutamente, non c'entra nulla, vedremo poi anche la differenza se facciamo in tempo, con un minimo molto profondo, perché all'interno di questa depressione la pressione ha toccato il minimo di 955 ettopascal. Ecco, tutto questo ha provocato non soltanto una grande libecciata con venti fino a 144 km/h in Umbria, ma anche la formazione venerdì notte al passaggio del fronte freddo di numerosi sistemi temporaleschi, uno dei quali, oltre ovviamente quello della Toscana, uno dei quali ha insistito per molte ore sull'Umbria centrale. È un sistema temporalesco che, come vedete, ha avuto origine al confine fra l'Umbria e la Toscana e poi ha insistito sulla periferia meridionale di Perugia con ben 137 mm di pioggia a Ponte San Giovanni in poche ore, fino ad arrivare a Gualdo e Matelica. Quindi si è esaurito praticamente fra la Toscana e le Marche. Questo tipo di temporale chiaramente ha una struttura molto simile a quella
di Cantiano, se vi ricordate, dell'anno scorso, però era di infinita potenza inferiore perché diciamo che se tutta l'Umbria avesse dovuto seguire le previsioni dei modelli matematici, quindi avere fra i 15 e 25 mm di precipitazioni, ecco, il surplus è accaduto soltanto in questa ristrettissima zona, quindi una quantità notevole di pioggia che va dai 70 fino ai 130 mm di pioggia, il tutto in 4-5 ore, quindi una pioggia veramente intensa. Guardate questo dato, l'intensità massima della pioggia a Palazzo Mancinelli 225,8 mm all'ora, che per l'autunno direi che come dire, un'intensità notevole. In tutto l'Appennino sono caduti fra gli 85 e i 95 mm di pioggia, sempre in pochissime ore, e questo chiaramente ha provocato alluvioni lampo. Due sono i corsi d'acqua che sono esondati, il Rasina, e il Rio Fergia, e alcuni fossi minori che poi vi farò vedere. Facci capire una cosa, Pierluigi, per noi che non siamo molto esperti. Quando tu dici che in poche ore sono caduti oltre 90 mm, se adesso non dico male la cifra, cioè in genere questa quantità in quanto tempo dovrebbe cadere? Tanto per darti un'idea, insomma. Allora, a Perugia, ad esempio, questa quantità dovrebbe cadere in un mese, nel mese di Ah, ecco, novembre. perfetto. Ecco, tanto per dire, quindi 10 mm al giorno, no, 15, normalmente è una cosa Cioè, normale. noi in 4 ore abbiamo avuto la pioggia di un mese, normalmente, Esattamente insomma. sì, Ok. cioè, nell'Appennino dovrebbe cadere intorno ai 130 mm nel mese di novembre e ne sono caduti 95 in 3 ore. Bene. Praticamente, perché poi il grosso è avvenuto in maniera assolutamente fuori controllo. Quindi è stata questa intensità che ha provocato chiaramente le esondazioni. La Rasina, tra l'altro, è straripata 3 volte da maggio, quindi questo la dice lunga sul fatto che questi cambiamenti climatici stiano accelerando in maniera esponenziale. Vi faccio soltanto notare un piccolo fosso che da Costa di Trex scende fino a Faldognola, nel comune di Nocera Umbra, è il fosso Camera. Ecco, questo fosso per 25 anni non è mai esondato, non ha mai avuto problemi. Poi improvvisamente dal maggio di quest'anno è straripato ben 3 volte e sono stati fatti dei lavori, ma evidentemente non sono sufficienti. Tanto per dire che se straripa 3 volte in 6 mesi, dopo 25 anni che non è mai successo, evidentemente il clima sta cambiando rapidissimamente. Ecco, quindi sempre più spesso, come diceva giustamente la Nazione, noi abbiamo questi sistemi perturbati che scaricano la loro energia, la loro potenza, non su una lunga linea, il fronte, no? Quindi non su scala sinottica, ma lo scaricano a mesoscala, quindi con fenomeni che sono intensissimi, ma limitati come spazio. Quindi, anziché avere una pioggia distribuita, su 8.000 km quadrati, abbiamo tre o quattro sistemi temporaleschi a mesoscala che insistono su 150 km quadrati, quindi abbiamo quindi la siccità a livello generale non si risolve perché quest'acqua scorre via e non piove abbastanza nelle altre zone e quindi la siccità rimane, però in realtà si hanno anche disastri. Ecco, Ecco, quindi Pierluigi, perdonami, ma quando cade tutta questa quantità sì. d'acqua, no? Davvero enorme, perché che ne so, in Toscana, a Pontedera si parla di 160 mm di pioggia in 3 ore, a Campi Bisenzio di 149 mm di pioggia in 3 ore, no? Nell'Appennino l'abbiamo visto. Quando cade tutta questa quantità d'acqua, poi in realtà non c'è nulla che tenga, cioè realisticamente. Ci sono dei sistemi per arginare i danni, è un po' difficile, credo, insomma, no? Perché E a volte può essere abbiamo la visto nel fortuna può Nocerino sono essere. state fatte delle opere idrauliche, Sì, ma mi sembra ma di aver capito che sono servite a poco. qualcosa è servito, ad esempio, a Cantiano, se vi ricordate bene, dove caddero 460 mm di pioggia in 6 ore, quasi un record mondiale. Ecco, l'alluvione sul bacino del fiume Metauro non provocò nessuna vittima, nessun danno, perché questa enorme quantità d'acqua finì nel lago del Furlo, questo bacino d'espansione, e che era quasi secco per la siccità,
per cui il bacino si riempì e non tracimò. Quindi fu una questione anche di fortuna, però questi bacini ed espansione in effetti a volte possono servire, ma chiaramente questo deve essere un ingegnere idraulico e un'azione Quindi concertata. qualcosa si può fare, insomma, il senso è questo, assolutamente. Bisogna prevenire, bisogna concertare, bisogna mettersi d'accordo, popolazioni, ingegneri, esperti, scienziati, bisogna discutere, non bisogna aspettare che il bue sia uscito per chiudere la stalla, insomma, bisogna muoversi perché il clima sta cambiando rapidissimamente e dobbiamo muoverci anche noi se non vogliamo questi danni, chiaramente. Prego. Ecco, anche perché adesso, passata Charan, arriva Debi o Domingo, come lo chiamano gli spagnoli. E quest'altra, vedete, questo è il fronte freddo che è passato venerdì, seguirà un richiamo caldo domenica mattina e poi arriva praticamente Charan, che è questa depressione che piloterà questo intenso fronte freddo sull'Italia. Questo fronte freddo arriverà nelle prime ore di domenica, per dire. Ecco, Charan è rispetto a Debi rispetto a Charan avrà una potenza leggermente inferiore perché il minimo, anziché 955, dovrebbe essere 961, quindi leggermente più. Quindi i venti chiaramente saranno leggermente meno forti, anziché 150, 140 per dire, quindi sulle coste soprattutto della Spagna e della Francia. Perché tutte queste depressioni? Che in realtà, vi dico sinceramente, sono del tutto normali. In questo periodo, perché in questo periodo noi abbiamo il travaso di aria gelida dal Labrador, quest'aria gelida scorre sopra l'Atlantico, che invece è molto caldo perché c'è la corrente del Golfo a piena potenza e chiaramente quando aria fredda scorre su una superficie così calda e umida, ovviamente, diventa estremamente instabile, quindi si innescano imponenti fenomeni di convezione e quindi si hanno queste depressioni così profonde. Nella storia abbiamo soltanto un esempio di quanto siano potenti queste depressioni. Fra il 12 agosto e il 25 settembre del 1588, quindi tanto tempo fa, quando Filippo II voleva invadere l'Inghilterra con l'invincibile armata, no? La flotta spagnola, la flotta spagnola fu distrutta completamente da tre imponenti tempeste di questo tipo, erano tre cicloni extratropicali. Ovviamente non potremo mai sapere quanto erano potenti perché non c'erano i barometri, però si trattava di tempeste di questo tipo. Ecco, e non è un record del 955 perché nel 2020 se ne formò una da ben 920 ettopascal con venti fino a 180 km orari, e non è neanche il record finale perché il record mondiale spetta al tifone Tip, questo invece è un uragano, non è una depressione extratropicale, che nel 79 fece segnare la pressione di 870 ettopascal con venti di 305 km orari. Quindi Mamma mia, 305, qualcosa più, di la sconvolgente. legge è questa, più la depressione è profonda, più il vento va veloce. E poi se facciamo in tempo spieghiamo anche il motivo. Quindi più la tempesta è profonda, più il vento gira vorticosamente in senso antiorario attorno ad essa. Ecco, ovviamente metteteci anche la complicazione dovuta al getto polare di cui abbiamo parlato sabato scorso, quindi questa sorta di divergenza in quota che esalta questi fenomeni di convezione, quindi queste depressioni diventano veramente delle piccole bombe ambulanti. Ecco, Domingo o Debi, perché gli spagnoli l'hanno chiamato Domingo, i tedeschi Debi, arriverà proprio domenica, saranno venti di tempesta un'altra volta sulla Spagna, sulla Francia, quindi allerta massima. Ecco, da noi l'allerta è leggermente inferiore, da arancione diventa gialla, comunque bisogna stare attenti perché il meteo lo fa vedere, vedete questa aria tutta a pallini, questa era molto fredda che segue il fronte, questa è la foto di ieri sera, il fronte si è già avvicinato perché ogni fronte freddo in media va a 70 km orari, quindi va piuttosto veloce e sarà preceduto da un fronte di stabilità che è questo che vediamo adesso che arriverà intorno le 18-19 di questo pomeriggio, quindi per oggi avremo chiaramente, come lo fa vedere benissimo il satellite, una pausa. Vedete questo spazio di sereno? È la pausa di oggi.
Ma questa nuvolosità ha già quasi raggiunto la Sardegna, quindi già nel pomeriggio, dopo una giornata nel complesso discreta oggi, con qualche annuvolamento e qualche possibile piovasco, noi avremo un peggioramento dalla serata, dal tardo pomeriggio, diciamo, e quindi ci attende un weekend per metà perturbato. Oggi avremo una giornata nel complesso discreta, ma già da stasera il tempo peggiorerà. E poi tra mezzanotte e le 2 arriva domingo, insomma, arriva Debbie, questa nuova depressione, arriva il fronte freddo associato a questa depressione che si fermerà sul Golfo di Biscaglia, tanto per intenderci, e il fronte freddo arriverà molto velocemente nelle prime ore di domattina e porterà chiaramente, come tutti i fronti freddi, fenomeni che sono abbastanza rapidi, ma anche localmente intensi. Quindi possiamo aspettarci la formazione di qualche altro sistema temporalesco abbastanza robustino. La modellistica dice che questo è più probabile sull'Umbria settentrionale, però è chiaro che i modelli danno soltanto un'idea indicativa di quello che potrebbe succedere. Bisogna essere prudenti, bisogna insomma abituarsi ormai che ogni perturbazione potrebbe verificarsi una microalluvione localmente. Quindi, Allora, ho due domande per te, Pierluigi, se posso. Ah no, vai avanti. Esatto, proprio il vento, perché una era questa. Perché insomma abbiamo letto di, prima dicevamo di venti, sono stati davvero importanti. Quanto hanno raggiunto i venti in Appennino, nel Ciaran, e che cosa allora, possiamo noi aspettare? abbiamo la fortuna di avere installato da poco, insomma, grazie a un amatore che ringraziamo tantissimo, un anemometro sul Monte Serra Santa, quindi sull'eremo del Serra Santa che sta a 1348 metri. Questa stazione, che è una delle più alte dell'Umbria, ha registrato 144 km orari. Caspita. Quindi insomma si tratta di una ventilazione importante. A Valle, a Gualdo, il vento è arrivato a 103 km orari, ma si è fermato intorno a 85-95 km orari in gran parte delle zone. Quindi si tratta di una ventilazione importante. Domenica, specialmente nelle prime ore del mattino, quando ancora sarà notte, avremo venti molto forti che potrebbero superare gli 80 km orari. Quindi non penso che si arriverà a 144, ma sicuramente sul Serra Santa a 120 ci si arriverà, insomma. Quindi, e anche a livello di Vai. temperature, ormai la grande diminuzione c'è stata, noi avremo temperature in linea con le medie del periodo, quindi comprese le minime fra i 7 e i 10 gradi, quando il cielo sarà sereno, e tra i 10 e i 12 gradi quando sarà coperto, e di giorno 14-15 gradi nella fascia appenninica, 19-20 gradi a Terni, tanto per intenderci. Domenica, attenzione, perché prima del passaggio della perturbazione avremo un aumento cospicuo delle temperature di 4-5 gradi, seguito poi da una diminuzione al passaggio del fronte freddo. Ecco, lunedì avremo un intervallo, quindi una giornata di intervallo con instabilità comunque abbastanza diffusa, specialmente nel pomeriggio, e poi martedì, ve ne parlerà Fabio, avremo un altro fronte in arrivo con fenomeni meno violenti assolutamente, quindi più tranquillizzati. E poi sembrerebbe che la situazione un pochino si calma, nel senso che il flusso atlantico continua, ma in maniera meno ondulata, più rettilinea, quindi semplicemente nuvolosità senza tanti fenomeni violenti. Il freddo ce lo dobbiamo ancora scordare, perché a parte questo picco, vedete, domenica di calore, poi avremo comunque temperature pressappoco in linea con le medie del periodo, se non qualche grado, un paio di gradi sopra, quindi ancora non c'è assolutamente il freddo. Ecco, quindi io direi di fermarci qui stavolta, perché abbiamo fatto un discorso lungo, però la prossima volta conosceremo meglio che cos'è una depressione, come si forma, di che tipo è una depressione, e in maniera un pochino, spero, giocosa e comunque abbastanza piacevole da capire, anche se mi rendo perfettamente conto che oggi, cara Cinzia, dopo tutto quello che è successo, di piacere ne possiamo provare veramente poco. Poco. Allora, Pierluigi, davvero un'ultima battuta, perché dalle cronache dei giornali abbiamo letto
per esempio dei coniugi nell'area di Prato che erano su una auto sotto questa pioggia e vento incessante, è franato il terreno e purtroppo la loro auto è stata portata via in un torrente. Allora, la precauzione dice anche che quando ci sono questi fenomeni così intensi, se non è proprio necessario, forse bisogna evitare, no? Di percorrere Assolutamente. soprattutto strade vicino a fiumi, insomma, aree franose. Potrebbe essere questo l'appello che facciamo, a meno che non si debba Assolutamente. proprio uscire, insomma. Assolutamente. Questa sera tardi, insomma, e nelle prime ore di domenica, stiamocene a casa, possibilmente perché comunque c'è un'allerta gialla della Protezione Civile e bisogna seguirle le allerte della Protezione Civile perché ci possono salvare la vita. Quindi seguite le allerte della Protezione Civile. E se possibile, magari fra gli amici, i parenti, una bella cena in casa con il primo caminetto acceso, caldagni e castagne arrosto, insomma, potrebbe essere una soluzione migliore, secondo me. Bene, allora grazie Pierluigi, con lui ci rivedremo sabato prossimo, martedì invece ci vedremo con Fabio Pauselli, grazie, buon lavoro e buon fine settimana, grazie ai nostri telespettatori che salutiamo, la nostra lunga rassegna stampa è iniziata questa mattina alle 7 con prima pagina si conclude qui e ovviamente vi diamo appuntamento alle 19:30 con i nostri TG, a voi un buon weekend. Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso.